Presidente, buonasera. Allora, noi con la nostra interrogazione chiedevamo quali sono stati vari punti, quali sono stati gli interventi e le valutazioni che sono state fatte da questa amministrazione in merito a un'assemblea che prevedeva le nomine al consorzio del Parco delle Groane, un'assemblea consortile ancora del 19 gennaio scorso, e perché la ritenevamo un po' anomala, perché ci sono state, secondo a nostro avviso, delle incongruenze e anche delle situazioni illegittime. Avevamo anche chiesto se fosse mai stato interpellato il sindaco per queste nuove nomine, se la delega al consigliere Gino Perfi ricomprendesse la possibilità di apporre firme su proposte presentate in sede e se si sia a conoscenza del progetto di legge regionale sul riordino dei parchi in cui la presenza del comune di Binario e delle province non appare obbligatoria e conseguentemente la loro partecipazione appare ancora più sproporzionata e motivata. Infine, quali misure si intende perseguire al fine di permettere che la popolazione e tutti i suoi rappresentanti siano costantemente informati e come possono esprimere le proprie valutazioni e quale indirizzo l'amministrazione di Arese intende assumere in seno all'assemblea consortile, insomma, al fine di ricercare un'ampia convergenza su questo tema. Grazie. Consorzio Parco delle Groane, in riferimento all'introduzione dell'articolo 9 nomine al Consorzio Parco delle Groane e della richiesta di risposte formulate dagli interpellanti, si fa rilevare quanto segue. 1. L'assemblea consultiva si è svolta rispettando assolutamente le procedure previste dallo statuto e pertanto nulla di nuovo può essere indicato nello svolgimento della medesima. La nomina del nuovo CDA è stata effettuata tenendo conto delle capacità professionali dei consiglieri chiamati a farne parte e una logica di maggior condivisione delle scelte politiche che sono i localismi e che cercano di sviluppare progettualità sovracomunale. Punto 2. Il sindaco di Arese è stato interpellato e ha condiviso le motivazioni e le scelte delle procedure previste per la revoca del precedente CDA, dando il proprio assenso alla proposta formulata in sede politica. Punto 3. La delega che viene conferita ad un soggetto solitamente può essere rilasciata con rappresentanza o senza rappresentanza. In tale ultimo caso devono essere circoscritti i poteri di delega. Quella conferita al consigliere Gino Perferi è stata una delega piena in quanto il sindaco ha impossibilità da partecipare all'assemblea consultiva del 19 gennaio ultimo scorso, ha conferito al consigliere Perferi la delega a compiere in nome per conto del delegante ogni atto utile al corretto svolgimento dell'assemblea. 4. Il sindaco, come sicuramente tutti i consiglieri, ha conoscenza del progetto di legge regionale sul riordino dei parchi. Tale disciplina è all'esame della regione ed è oggetto di proposte di modifica presentate dai vari gruppi consigliari. Non appena il testo di legge verrà deliberato dal Consiglio regionale e diventerà norma a tutti gli effetti, sarà necessario procedere alla modifica dello statuto che verrà adeguato ai contenuti delle nuove disposizioni regionali. 5. Il Comune di Arese, non appena il testo di legge sul riordino dei parchi verrà definitivamente approvato, si farà carico di informare i consiglieri comunali e i cittadini al fine di esprimere le proprie valutazioni e le proprie osservazioni che siano utili a realizzare gli interessi di Arese, sia nell'assemblea consortile, sia nel patto all'interno del parco per salvaguardare gli affetti. Punto 6. Relativamente a quanto sostenuto nelle premesse dell'interrogazione circa eventuali incompatibilità rispetto alle varie opportunità, si fa rilevare che gli organi preposti alla verifica di compatibilità non hanno sollevato dubbi di legittimità e pertanto qualora venisse riscontrata successivamente eventuale incompatibilità, l'assemblea consultiva dovrà procedere alla rimozione della medesima. Per quanto riguarda il rispetto delle pari opportunità previsto dall'articolo 9,4 del vigente statuto del Consorzio Parco delle Groane, il delegato Gino Perfi durante l'assemblea ha fatto rilevare tale circostanza, dichiarando tra l'altro l'auspicio che il nuovo presidente si faccia parte attiva per consentire la nomina di un componente di sesso femminile nel consiglio di amministrazione. 7. Per ultimo, si fa rilevare che le scelte operative e le proposte che il consiglio di amministrazione dovrà promuovere sono soggette all'approvazione dell'assemblea consortile, della quale fa parte il sindaco di Arese, che tale sede non mancherà, come sempre avvenuto, di dare il proprio costruttivo contributo. Si coglie l'occasione per porre le distinzioni. La risposta.
Allora, io partirei dalle pari opportunità. Ci fa piacere che il delegato Gino Perferi abbia fatto presente durante l'assemblea che tale indicazione non sia stata rispettata. Questo conferma che è corretto il nostro rilievo, almeno questo. Infatti lo statuto consortile prescrive il rispetto delle pari opportunità. Nel CDA precedente, seppur in minoranza, vi erano 2 donne su 7 membri, mentre nel nuovo consiglio di amministrazione tutti i rappresentanti sono di sesso maschile. Un altro punto che pare sia ugualmente incontrovertibile è quello della incompatibilità della carica del presidente e di componente della provincia di Milano. Vi risparmio la lettura dell'articolo, che comunque è molto chiaro su questo punto. E la conferma che non tutto è così cristallino viene dal fatto che il bilancio 2011-2013, da poco presentato all'Assemblea Consortile, non è stato approvato all'unanimità, in quanto i sindaci di Barlassina, Cesate e Solaro, pur riconoscendo positiva la sua impostazione, ritengono non validi gli atti della nuova amministrazione, considerando illegittima la sua nomina. E da parte sua che il Partito Democratico farà ricorso al TAR della Lombardia. Ovviamente le scelte operative e le proposte, come viene detto, saranno soggette all'approvazione dell'Assemblea Consortile, ma ora è con un'ottica differente rispetto a prima, poiché i suoi membri sono stati rieletti proprio perché non vi siano ostacoli a quanto lei stesso ha appena letto nella risposta, e cioè alla logica di maggior condivisione delle scelte politiche che superino i localismi e che cerchino di sviluppare progettualità sovracomunale, dove direi che il termine solitamente negativo di localismo lo interpreteremo qui come salvaguardia dei soli interessi reali del patro, in modo da non danneggiarlo, e al termine sovracomunali aggiungerei ultracomunali, come quelle del Comune di Milano. Il consorzio è un organo esterno alla politica territoriale, in quanto i componenti, che possono essere sia di destra che di sinistra, devono attenersi alle finalità dell'ente per cui lavorano. Il consiglio di amministrazione precedente è stato eletto nel 2007 e sarebbe dovuto rimanere in carica fino al 2012. Ripeto, il consorzio è indipendente rispetto alla rappresentanza politica dei comuni che insistono sul territorio del parco. 4 membri su 7 infatti erano di centrosinistra. Ed è questo che si vede non andava più bene. E la conferma è nelle motivazioni che hanno portato alla revoca. Infatti si dice, si propone la revoca del Consiglio di amministrazione in carica in quanto la maggioranza degli enti che aderiscono al Consorzio del Parco ha obiettivi e finalità proprie che non trovano riferimento nel Consiglio di amministrazione attualmente alla guida del Consorzio e di espressione politica a quella della maggioranza dei componenti dell'Assemblea. Io direi, com'è possibile che essendo il Consiglio di amministrazione praticamente apolitico la proposta di revoca abbia base politica? Nel nuovo Consiglio di amministrazione sono presenti 2 consiglieri del Comune di Milano, il che può sembrare strano in quanto non amministra nemmeno una parte del territorio del parco. Tutto ciò ovviamente sminuisce la rappresentanza territoriale e portando il Comune di Milano ad amministrare un ente che non è proprio nel proprio territorio. Vorrei riportare anche una frase che ha detto il segretario provinciale del Partito Democratico Brianzolo, perché mi sembra importante. Dice: è vergognoso, bisognava attendere la nuova provincia di Monza guidata dal centrodestra per avere per la prima volta nella storia del parco, il cui territorio ricade per buona parte in Brianza, un presidente di Milano, un consigliere comunale indicato dal sindaco Moratti, la cui amministrazione scade a maggio e che tra l'altro, a dimostrazione del suo attaccamento ai parchi, da tempo non versa i contributi per il parco della Villa Reale di Monza. Questo è un punto in più che ho voluto far conoscere. Infine, quello che vorremmo capire è quali sono le vere intenzioni del Comune e della provincia di Milano. Secondo l'ex presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio, gli amministratori dell'ente parco, in quanto tali, hanno sempre preso le decisioni in modo da non danneggiare il parco. Ora invece c'è l'idea di realizzare una vasca di raccolta dell'acqua che verrà costruita all'interno del parco tra Bollate e Senago su terreni agricoli che servirà per raccogliere le acque del Seveso. La vasca sarà grande 10 ettari, cioè poco meno di 10 campi di calcio, e profonda 10 metri. Come tutti noi sappiamo, l'esondazione del Seveso è un problema che da molti anni affligge Milano, ma non tutti concordano sul fatto che questa sia la soluzione più appropriata per affrontarlo. Però sta decidendo Milano e non i comuni del parco. E ancora, nel comune di Garbagnate vorrebbe costruire un albergo al posto della vecchia fornace in zona della stazione Garbagnate Parco delle Groande.
È noto ormai che il verde è un bene molto prezioso da preservare e curare, eppure quando si progetta di edificare è la prima area ad essere minacciata, in quanto già libera. Quello su cui noi invitiamo a riflettere è prima di tutto il perché di tutto il silenzio riguardo a ciò che sta accadendo all'interno dell'ente parco e se davvero costruire all'interno delle groane sia davvero necessario data la bellezza e l'importanza del nostro parco. Ho terminato, grazie. Grazie.